Carraro intanto uno sguardo alla squadra, nelle ultime quattro partite la squadra ha prodotto una serie importante, tre vittorie, un pareggio, e cosa è cambiato rispetto a quel momento di sbandamento di metà dicembre? Ma secondo me quel momento lì prima di, di dicembre è stato un po' anche sfortunato per noi perché non ce ne andava bene una poi magari a volte perdevamo un po' di concentrazione però siamo stati bravi nell'ultimo nell mese a, a ritrovarci a crederci e adesso siamo lì zona playoff senti Zeman è sinonimo nel pensiero comune di tanti gol fatti e subiti in realtà il Pescara ha vinto 5 partite su 8 per 1 0 come te lo spieghi? ah sì forse è un po più non lo so, un po' più una leggenda questa, però poi siamo noi che andiamo in campo, quindi siamo noi che è la squadra che prende gol o no, quindi i risultati per 1-0 sono merito di tutti, e ce li siamo meritati, sudati fino alla fine, e quindi bene così. Senti, eh, normalmente ecco, una squadra eh, zemaniana tende sempre a produrre calcio, a sviluppare un gioco offensivo. Invece in queste vittorie voi avete molto gestito la partita, sia quando siete andati in vantaggio subito, eh, o nel primo tempo, sia quando avete colpito la fine tipo contro il, il Venezia. È quello che chiede Zeman effettivamente? No, beh, lui ci chiede sempre comunque di attaccare con tanti uomini, attaccare, difendere, attaccare, difendere, però... Comunque vincere anche per 1-0 è importante, quindi quando sei in campo ti dici no, adesso non, non, non prendiamo gol, e quindi ti, ti impegni al massimo anche in fase difensiva per non prendere gol magari. Ah, per ora sono sinceramente sono soddisfatto perché non me l'aspettavo neanche io di, di fare queste presenze, però... Devo dire che mi sono impegnato molto e sono contento insomma.